Salve a tutti. Questa sera volevamo presentarvi un filmato molto interessante, degli approfondimenti tematici unici, un filmato che vi lasciasse senza fiato, ma purtroppo abbiamo smarrito questa pellicola e quindi vi dovrete accontentare di un documentario su un esemplare raro, un esemplare di uomo molto particolare che tutti chiamano Max. Non sappiamo ancora chi sia, non sappiamo ancora da dove sia uscito. Pertanto vi saluto, non mi intrattengo oltre e buona visione per quello che ne può essere. C'era una volta, nel lontano 2004, un rarissimo esemplare di... Uè, fe! Chi se lo vedi è che è la da volta? Oggi le ma fa per chi la tu scemo là? Ya! Ricomincia! Mi chiamo Massimo Pezzullo, per gli amici Max, laureato in giurisprudenza, sommo rappresentante degli studenti, vivo componente dell'associazione Chirò, riconosciuto idoneo dall'Associazione Italiana Belli Capelli. A faccero cazzo! Iniziare la mia giornata. Non per tua volontà. Mamma mia, quanti libri! Le uniche tre cose che conoscevo fino ad ora erano tre: Ruan, Ruat e Ruot. Adesso con tutte queste parole non ci capisco più niente. Come farò a mettere tutte quelle che sta qua, la giavetta qua? Come farò? Io non lo so. Allora, il Presidente della Repubblica può fare tre cose: promulgare le leggi,
voglio mettere camere e presiede il CS. Ok, posso andare a fare l'esame. Massimo, io, veloce, forza. I miei capelli non si taglieranno mai! Come sono anche messa proprio, c'è un datamento da tempo. Sì? Mi fai male! Ma non rompo ecco. Così, vicino all'angelo di Campobasso. Ma buona così, non ti preoccupare, ma buona così. Giuseppe, allora, come volevo fare? Allora, no, me. Giurisprudenza, pigliamo 150 voti. Giusto? Massimo! Massimo, vi siete divertiti? Dammi dei belli, Massimo! Michela, no! Aspetta un secondo! Massimo, dopo, un secondo! Michela, non rubarsi, va! Dopo! Michela, dopo! Allora, e se aspetta un attimo, aspetta un secondo! Aspetta, no, aspetta! Massimo, ma si Giuseppe, vieni! Giuseppe, vieni! Giuseppe, eravamo rimasti! Giurisprudenza abbiamo 150, giusto? E ci sta Angelo, mi scusi. Io che devo fare questa giurisprudenza? Oh! Vabbè, ci dobbiamo fare una bella Giuseppe, che gli dici? Giuseppe, no, dici che? Ok, allora. Michele, però devi stare zitto, Facci fare questi conti, che è una cosa importantissima, hai capito? Noi dobbiamo dividere per facoltà. Questa è la grave. Con il tetto così. E con il tetto così. Vedi caga. Poi ci abbiamo giurisprudenza altri. Ma 200. Prima di giurisprudenza ci sta. E quando mi prendiamo? No, Michela, no. Michela! Michela! Vicina, medicina. Ah, boh, Michela. Ma il tetto da fare, perché è così? Aspetta un secondo, aspetta. Michela. Stiamo scrivendo delle cose importanti. Ma tu mi dici? Quando la smetti? Aspetta un minuto, aspetta. La mia mamma stava con la mia giù prima. Ma non è e basta! Basta! Michele! Oh! Dai! Ma come no, no! Ah! Michele! È mancato! Noi! Andiamo! Forza! A che eravamo rimasti? Che noi facciamo questa cosa! Dividiamo tutto per classi! Uno qua, un altro qui e un altro giù! 4-4-2, che mi ha fatto? Scusa! Ah, Michele! Non voglio fare più niente! Basta, andiamo! Ma sono sempre il solito però, Dimmi c'è la televisione che sta di cavalli! Un pareggio mio, sta un cavallo mio che fa pure il formaggio, cavallo mio! Questo formaggio non è buono! Passaggio! Ma che cazzo dice Max? Io ho visto legna verde e mi dicevano che il formaggio così si fa in questo modo, tu non capisci un cazzo! Io non capisco. Babbo, fa sempre che mi resta brutto, no, senza me qua, si sono laureato in. Babbo, sono laureato in queste cose, tu mi vuoi imparare a me, boh, fammi capire! Tu non capisci un cazzo! Io ho sentito a quello di legna verde e mi dicevano delle cose che tu non sai! È fisco il formaggio, è fisco, che cazzo stai dicendo? Tu non le sai queste cose! Basta. Sei un cretino! Vaffanculo! Ya Massimo! La ricevere con me, e basta! Vaffanculo! Che è l'unica cosa che conosci tu è la grana! Che ci mettono fiera a pranzo e calci domanda a te! Vaffanculo! Per Levinas stai comunicando con l'altro quando sei come la pelle davanti al coltello. La comunicazione implica, cioè, solo dove ti esponi, dove tu sveli il segreto. Oh, ma mi stai ascoltando? Ti sto ascoltando, sì! Posso arrivare di tutto, lo giuro! Dai, fammi senti. Guarda, è una cosa bellissima quella che hai detto, guarda! Mi fa la pelle d'oca, è una cosa bellissima! Dopo te la dico, aspetta un attimo, aspetta. Ma però ti sto ascoltando, continua. Ah, devo continuare? Sì. Interessa? Certo. Svelare il segreto è ovviamente rendersi vulnerabile.
perché l'altro può ferirti, può farti a pezzi, ma non c'è altra strada nella comunicazione se non quella dell'esposizione all'altro. Questo produce... Aspetta, aspetta, come? Se non quella dell'esposizione... Ok, va bene, è una frase bellissima, non ti preoccupare, un attimo che me l'appunto, va bene. Uè, Giuseppe! Uè, Max, a posto. Ma lo sai cosa ho imparato oggi? Però non me l'ha detto nessuno, lo so già da me! A me non me l'ha detto nessuno, so tutto io! Fammi sentire, eh? Che il coltello sulla pelle è una cosa che fa venire i brividi, lo sai? Però è una cosa che so io e non me l'ha detta nessuno! È una cosa proprio bella! Uè, ciao bello! Tutto bene. Sai cosa penso? Che il coltello sulla pelle è una brutta sensazione, potrebbe essere anche una bella sensazione. Tu cosa ne pensi? Ma non me l'ha insegnato nessuno, lo so già io. Una bella cosa. Va bene. Ciao Max, ci becchiamo. Cazzetto Max. Max in biblioteca. Voglio vedere se la finisco. Scusate, scusate. Vai, vai. Oh. Oh, che bello insalato. Mi devo mantenere. Oh, compo. Che cazzo di compo, ah sì, ti dà. Provaci un po' di insalata. Guarda, guarda quanto è fresco. Che cazzo c'ha fatto l'insalata? Non piatto di maccarù. Non piatto di maccarù. E guarda che panzi che fa. Guardi, che cazzo la panza tu. Guarda, si vuole mica. Io ah sì, ti dà. Mangi un po' di insalata. Ah. Allora, come chiudo la giornata? Te senti, state senti che... Battessi capo, un bacio. Perché roba? Io mi piaceva capire e non ci pensavo più. Si è fatto l'esame, anzi. Ma quale cazzo esame, quale cazzo esame, che cazzo nebbia. Mi sta a far nebbia tutto la cervella. Non mi ci fa pensare, non va, non ci fa pensare. Non ci fa pensare. T'ha bocciato, non da volta. No, che bocciato, non mi firma sto cazzo di dischetto. Faccio il mio Gigi d'Alessa, mi fa firmare un dischetto. Ma con va a mettere un po' di vino, un po' di vino e dimentichiamo tutto, cazzo. Porca puttana, poi c'è sempre Michela che mi rompe il cazzo! Oh, Michela! Cazzo, dove stai? Ma si lo beve sempre, si sembra bello! No, Michela! Queste sono. Servono per fare l'analisi delle urine, domani! Michela, ne rompono cazzo a qui, se fai una magna a te! Ma non per me, mamma mia, mamma! Dai, Michela! Che stavi dicendo? Ma che ti va a dire? Michela, cazzo! Ah, ti Michela! No, Michela, no, Michele! Stefania, Michela, no, Michela, cazzo! Ma tu mi stiamo pure... Dai, Michela, dai, cazzo! E basta, su! Che cazzo, Michela, rompi sempre il cazzo! Massimo, ma basta. Io, tu mi nomini, se deve bere, dai, bevi, bevi! Vabbè, ah. Compa, compa, facciamo un bicchiere mia! Ah, salute, compa! Ah, salute, ah. Ya, Michele, vivo pure tu, così devi andare a dove, cazzo? Non mi va la camomilla. Come la camomilla? Cazzo, ma che cazzo stanno a bere, compa? Ma quale cazzo è camomilla? Queste rovine schiavi d'Abruzzo, doc! Ma quale cazzo è schiavo? Che, no, no, che sta è camomilla? Che sta parrisciato? Ma che cazzo sta muovendo? Amore. No, fa... Da Carmine, grazie. Cazzo! Carmine, che dai, ma ti stai facendo le mani in culo! Carmine! Dai, è buono, che cazzo dite?
Ma che cazzo, come ha fatto un miro sto vino? Come a chiedere acqua e ora poi... Michela, cazzo, ascoltami! Non parlare sempre, cazzo, ascoltami! Allora... Beh, ma se ci vuole, cazzo, io non a dormire! Compa, vieni qua, compa! Ma non dare la colpa a me, eh! Ma che devo fare? Sei sempre tu! Ma che deve stare il posto? Sempre tu! Ci devono fare le bomboniere! Mi serve la croatta! Il vestito non va bene! La camicia me l'hai fatta comprare celeste, la volevo bianca! E chiedi a Fabrizio! Posta sempre che tu cazzi con Lucci che non bucazzi su Xanax! A fregne, non ce la faccio più! Me ne dovete andare tutti quanti alla vita mia! Vedi, non c'ho più la voce, cazzo! E ma è colpa mia, Michela, sta storia la dobbiamo chiudere, basta, io non ce la faccio più! Con te non ce la faccio più! Che cambi casa ogni minuto, ogni quarto d'ora, ogni mese! Basta, Michela, basta! Mettiti a studiare una volta per tutte! Ma basta! Devo stare a livello! Oh, la volete finire, un bel ragazzo, che ha già dormito! Naccia! Vedi! Ah, Michela, mangia! Michela! Prima mi dici mangia, poi dici che sono schiatta! Michela, dai! E poi c'è del vino e voglio là! Ma è un dolcetto, mi compri! Ico, un dolcetto, Ico, c'ho pace! Smettere, cazzo! Stammi a sentire, cazzo! Di parla, aspetta, aspetta! Cioè, se tutti i giorni pensi alla fregna, tu ti ammattisci! Che se ti vado, tu ti ammattisci! Che se ti vado, cazzo! Ecco perché ti senti distaccato dalla realtà! Sto rosso! Te l'ho detto mille volte, come diceva Nietzsche, che la bottiglia di acqua lete non può andare con la bottiglia di acqua vera, perché uno è frizzante, uno è... Questo lo diceva Nietzsche! Nietzsche, Weber, Max Weber, no, come si chiama? Cazzo, comunque lo diceva... Cazzo, ma qualche libro di sto Nietzsche ce l'hai? Cazzo, ce l'avevo, cazzo, me l'aveva dato Maria Dovidio. Lei c'ha tutta la biblioteca. Cazzo, ya, con lui, e mo c'è andato a dormire, non c'ho... Ma ya, mi sento male, Max. E non sognare la fregna come tutte le notti. Forza, a dormire. Spegniamo la luce. Anzi, fammi chiudere. Che cazzo, questo è un cazzo. Sono due anni che mi rompe il cazzo, cazzo. Cazzo. Pronto. Michela, sono le due di notte, già si è messo prima Paluccio a rompere il cazzo. Michela, ma dove devo stare? Mica sto nel letto, cazzo. Che ho fatto? Dai, Michela, mica posso farti la rassegna stampa di tutto quello che ho fatto oggi, cazzo, non capisci? Oh, e basta! Oh, vedi, pure con chi, quello già è pazzo esaurito, boh. Dai, Michela, fammi attaccare. Dai, ci sentiamo domani, dai. Ma non ho fatto niente, cazzo! Siamo andati a mangiare da Nunzio, la pizza e Giuseppe, cazzo! Dai, Michela! Sto da sta cazzo Michela, e luce, basta! Michela, ho capito, ciao, spenga! Mamma mia, mi stai ingassando male! Tributario, tutti i deflattivi. Mamma mia, che cazzo è? Istituto deflattivo del contenzioso tributario, 280 pagine. Max, sento pulsare, mi pulsa il cervello, fa dire dietro la recchia. Cazzo, Giuseppe, calma, cazzo! Sono le 4 del mattino, cazzo, fai vedere. Vedi un po'. Vieni un po', mi stai cazzando di male. Cazzo, Giuseppe, sono le 4, domani devo finire di scrivere la tesi. Ma poi chiama Pasquale Guerriero, quello è studente di medicina. Pasquale Guerriero. Chi ne capisce la differenza? Ma quello è un imbecille incompetente. Vedi, al massimo chiama Luigi Petrella, no? Vino buono, pezzo. Non è niente, è un brufo, lotta da... Però la passi che è Xanax, ma la pigli come? Che dici? Dammi la cosa. Cazzo, questo è un guaio. Ah, ecco qua, tieni.
Grazie, grazie, pezzo. Tutto pezzo, comunque. Meglio di un frate, pezzo. Grazie, pezzo, pezzo, ti meglio di un frate. Ci siamo parlati, facci ma che te, pezzo. Devo scrivere la tesi, Giuseppe. Spegnilo, spegnilo. Cazzo, in virtù di questo volevo leggervi una mail, vi leggo una mail, eh? Aspetta un po', aspetta un po'. Eccola qua, eccola. Fatichiamo invano se il Signore non edifica con noi. Potete reggere forse la città se il Signore non resta con noi, con voi? Mille vigili dirigono il traffico, non sanno dirvi né perché venite né dove andate. Una colonia intera di cavie o un'onda d'attive marmotte edificano meglio di coloro che edificano senza il Signore. Cazzo. Cazzo di merda, con la pelle d'oca, cazzo. Cazzo, veramente. Quando glieli mando, mai, questo vabbè, fa niente. E poi cioè, è stata una guida, cioè, in tutto questo anno, se non ci fosse stato lui, è vero. No. Lo porteremo sempre con noi. Di Max mi piace la fidanzata tantissimo, questa è la cosa che mi piace di più. Allora, un pregio c'è stato sempre nei momenti in cui ho avuto bisogno di lui, sempre. È un difetto, è un difetto. A parte che è chiatto. Ma quale chiatto? Maria! Mangia troppo! Parla troppo e vuole parlare solo lui. Ci devo pensare. Cazzo, Max, ha un problema. Dico, Antonella, che è successo? L'ESO mi ha multato, 300 euro di multa per le tessere mense. Mo dobbiamo vedere come dobbiamo fare qua. Non lo so, mi puoi chiamare. Facciamo così, mi puoi chiamare oggi. Il telefono. Michela! Michela, alla faccia della pizza, Michela, che stile! Sì, ciao, ciao, Michela, ciao, ciao, sto risolvendo un problema. Ciao, Michela, ciao, ciao. Minchia! Ma grande, diplomatico. Max, diplomatico! Ciao, caro amico mio, questa sera per l'ultima volta cucinerò per te da non laureare. Un abbraccio, caro, ciao. Volevi aggiungere? E come per gli sposi, questa sera ti facciamo la serenata, l'ultima sera da studente. Bocca al lupo! Ce lo vuoi dire che lo vuoi tanto bene, visto che lo sappiamo? Sì, me lo voglio bene. La persona più attenta a tutti. È quella più umana. È un grande. Devi trovare presto lavoro per venire a spendere i suoi soldi da me. Ok. A birra, ciao Massimo! Birra. Ci vuoi dire qualcosa su Massimo? Chi è Massimo? No! Ma chi è sto Massimo? È una bella persona ed è dalla risata più bella del mondo. E la pancia? Eh beh, la pancia, un uomo senza pancia e un cielo senza stella. Quando, cioè, mi imbarazzo quando si parla di Massimo, che ovviamente c'è un amore reciproco. Corrisposto, cioè il cuore mi si... Ecco, non riesco, non riesco ad esternare quello... Aspetta, voglio un po' di... Posso?
Massimo, si nuscassa cazzo, sei testardo, mi rompi le palle tutto il giorno, tratti male Michela, tratti male tutti, vuoi avere sempre ragione, non ti sopportiamo più, te ne devi andare a fanculo da Campobasso, te ne devi andare a fanculo. Mettiti a dieta. Mettiti a dieta, vattene a fanculo, De Blasis, litighi sempre con De Blasis. Ma Massimo, alla fine è un grande amico. Un amico con la maiuscola, cioè, anche se abbiamo litigato parecchie volte, ma... qualche botto si è fatto perdonare, qualche braccialetto, qualche regalino. Sì, 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 no, ci sta della fatta grossa. Ci sta a fare, è un paraculone, un paraculo. Ciao Max, gli auguri glieli fate? Gabriele, tanti auguri. Visto che tra un po' ceniamo insieme, ti facciamo gli auguri tra un po'. È un grande. Mi piace un sacco quando mi fa vedere i peli, quando gli viene dalla pelle d'oca. Allora, Max è la dimostrazione più evidente che il cristianesimo vince su qualunque, in qualunque situazione, bestiali come sempre, carnali come sempre, questi come sempre, eppure vedere qualcuno che nonostante questo è costantemente disponibile a riprendere, questa è la grandezza di Max. E spero veramente che anche dopo aver raggiunto l'obiettivo più importante, che è quello della laurea, non perda questa sua caratteristica straordinaria di non scandalizzarsi di se stessi, ma di riprendere dal bello che si è davanti agli occhi. Un bel ragazzo, studia e lavora molto. Siamo arrivati. Via, di la verità. È un amico fidato. È un bel ragazzo, e che devo dire? No, non dice stronzato, però è abbastanza. Ma diciamo, Marice. Ma tu hai capito qual è Massimo? No.
siamo terra mutata, a un amico baci in matramma, a un amico baci in matramma. Chi ha visto lupo e si è miso paura, non sapeva buona qual è la verità, dove era lupa, camagna e creatura, e o piemontese che vimma caccia, e o piemontese che vimma caccia. Tincella sta compagna vostra che ha perduto sogna fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia io non ci volesse vincere, ma non ci osaccio dire. A voglio bene, a voglio bene assai, dici d'incella voi, che non mi scorda mai, è una passione più forte una catena, che tormenta l'anima e non mi fa campare. È bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella la strada che porta a casa e dove ti aspettano. Gialla tutta la campagna ed oggi ha nostalgia di te, ma dove vado c'è chi aspetta, così vi porto dentro me. È bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, è bella la strada che porta a casa e dove ti aspettano già. Porto con me le mie canzoni ed una storia cominciata, è veramente grande Dio, è grande questa nostra vita, è bella la strada per chi cammina, è bella la strada per chi va, bella.
casa e dove ti aspettano già e dove ti aspettano.